Eddie Licai, tecnico dell'Olimpia Sant'Agabio, ci è venuto a trovare al terzo tempo della caffetteria Stefania dopo il pareggio 1-1 maturato dai novaresi a Romagnano. Un pareggio, Eddie, che vi lascia un po' di amaro in bocca, anche perché eravate partiti per primi in vantaggio, volevate portare a casa questo risultato, alla fine non ce l'avete fatta. No, oggi tutto al contrario. Se c'era una squadra che doveva vincere era Romagnano, non noi. È difficile anche da commentare perché sapevo che avremmo fatto fatica oggi. Domenica scorsa contro il Trecate abbiamo fatto una partita incredibile. Abbiamo preso un gol forse al 91esimo con l'unico tiro in porta che forse fatto da Trecate, uno in meno tutto il secondo tempo. Avevo detto ai ragazzi, avendo giocato fino all'anno scorso, avevo detto ragazzi, questa partita qua, la prossima, sono preoccupato, si arriva svuotati proprio mentalmente. In più andiamo in vantaggio, fortunatamente, su un tiro di Gigia. Entriamo il secondo tempo ed ero molto 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 arrabbiato perché veramente l'atteggiamento non mi è piaciuto della squadra. Entriamo il secondo tempo, abbiamo fatto di tutto per farla pareggiare. La pareggiata a Romagnano secondo me ha meritato, ma proprio ha meritato su tutti gli aspetti, a livello fisico, a livello di tutto, mentale, e noi non siamo più entrati nel campo di un pareggio che porta però la classifica dell'Olimpia in questo momento ad essere leggermente peggiore rispetto a quella che avevate nelle ultime settimane. C'è stata una flessione rispetto al girone di andata quando comunque navigavate a centro classifica, una flessione dovuta alla giovinezza della tua squadra o a altri aspetti? L'ho dovuto un po' a tutto, ma gli ho già detto ai ragazzi, noi dobbiamo stare tranquilli, non c'è neanche bisogno di troppa pressione, di salvarci, sappiamo già cosa dobbiamo fare. Abbiamo fatto una scelta, quella di puntare sui giovani, la nostra squadra è giovanissima, facciamo delle partite, secondo me abbiamo qualche punto in meno, devo dire la verità, perché secondo me noi le prestazioni abbiamo quasi sempre fatte, abbiamo forse sbagliato un paio di partite, Sizzano è una di quelle che abbiamo veramente sbagliato atteggiamento. Ai ragazzi gli oggetti stanno sereni, tranquilli, il campionato è lungo, non dobbiamo abbatterci, dobbiamo guardare il nostro, è vero, abbiamo una squadra giovanissima, ci complichiamo la vita delle volte da soli perché troppe squalifiche, anche oggi siamo rimasti ancora in 10 con una partita che veramente era sotto controllo, ci sta, siamo giovani, giochiamo con 99, 2000, addirittura 2001, abbiamo puntato sui giovani. Tranquilli. Io sono ancora abbastanza sereno, la squadra mi segue, quindi io sono abbastanza, su questo non posso dire nulla. Finché la squadra mi segue io penso che secondo me siamo ancora tranquilli per fare un buon campionato ancora, siamo in tempo. Da quali aspetti passerà la salvezza dell'Olimpia? Rimangono ancora diverse partite, alcune anche molto complicate perché sono scontri diretti. Dove vi giocherete la permanenza in prima categoria? Una domanda veramente che ho fatto bene a farla, perché secondo me un problema nostro non sono gli scontri diretti, il problema nostro sono che noi con gli scontri diretti facciamo fatica, ma il problema sta proprio nel fatto del calendario, perché prima di avere gli scontri diretti noi abbiamo giocato squadre veramente che ultimamente sta facendo i playoff. Con Ornavasso andiamo a fare una partita dove secondo me non meritavamo di perdere, abbiamo fatto noi la partita, abbiamo preso due gol su due calci piazzati, col Trecate abbiamo fatto partita noi contro la squadra che sappiamo tutti qualcosa anche a livello economico spende, noi siamo una squadra che il budget lo sappiamo, l'abbiamo parlato all'inizio dell'anno, non spendiamo nulla, puntiamo tutto sui giovani, non so se ci salveremo con gli scontri diretti o meno, abbiamo fatto bene con Gattinara, abbiamo avuto i tre punti, con la Samma Pinese abbiamo preso i tre punti, oggi comunque un pareggio che dobbiamo guardare sempre nel momento in cui siamo, quindi da una parte insomma è andata anche bene avere un buon pareggio oggi, e niente, noi dobbiamo fare partite come se fosse una finale, altrimenti faremo fatica, ma sono sicuro, te l'avevo detto all'inizio dell'anno, quando mi dicevi, ma questo lì per dove deve arrivare, noi dobbiamo salvarci, questo è il nostro obiettivo, io sono sicuro, sono sereno che ce la faremo, ovvio che bisogna a questo punto metterci qualcosa in più. Perfetto, perfetto, Eddie, ti ringrazio tanto. Grazie.